sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Sentire la gioia di saper pronunciare un sì generoso e totale alla chiamata di Cristo, così come tu fosti disposto a lasciare tutto dopo aver ascoltato la voce del Messia che diceva seguimi. Figlio del tuono, donaci la tua audacia e la tua prontezza nel corrispondere con fedeltà al credo che professiamo,
sino a fare della nostra vita un dono per Dio e per i fratelli, senza riserve e per sempre. Trasformaci in testimoni di Cristo, credibili fino in fondo. Amen. Viva Dio, Signore! Thank you.
cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Beh, sicuramente per spiegare un progetto comunitario la prima cosa che si deve dire è grazie. Sì, sono passati 3 anni e in questi 3 anni ancora e ancora mi ritornano in mente quelle parole, la mia porziuncola, la Santiago di Sicilia. Sono le parole dell'arciprete Don Gino Cardella. Eccellenza, voglio ringraziarla per quello che fa per questa nostra comunità, per quanto crede in noi e soprattutto per aver donato a noi Padre Antonio. A volte lo guardo e dico, esistono ancora grandi uomini. Vedo come si relaziona con noi giovani e con tutta la comunità e rivede in lui, non so, un qualcosa che ho già visto in Filippo Neri o anche in Don Bosco. Non so, semplicemente è un parroco alla ricerca della sua felicità. E io la ringrazio, Padre Antonio, per aver scelto noi giovani come la sua felicità. Voglio ringraziare tutti voi, comunità, perché questo progetto che vedete qui dietro le mie spalle è frutto del vostro lavoro. Ogni tassello, ogni bullone che c'è qui dietro è frutto del sacrificio di ogni capitino, di ogni manovalanza, perché fidatevi, spostare il ferro, smontare quello che era già esistente è stata veramente un'impresa titanica. E autore di questo. Qualunque siano, magari a volte le scelte non saranno condivise, come dice il Padre Antonio, ci sono i basti al contrario, la pensano diversamente, ma non ha importanza. L'importante è lasciare un segno, cercare di progettare il futuro di una comunità. L'eccezione di San Giacomo Apostolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.